Ciao amici da Frank Bianconero. Parliamo della finta polemica, o sempre quando si tratta della Juve una polemica assurda su ogni cosa, tipo Sarri che è andato da Cristiano Ronaldo, che secondo me è una cosa normale, intanto perché Cristiano Ronaldo ha una settimana in più con i nazionali rispetto agli altri, perciò arriva giusto per partire con la preparazione. Però Sarri ha parlato già con Chiellini, sicuramente, parlerà con Bonucci, parlerà con chi vuole far rimanere lui, magari Douglas Costa, Dybala, perché gli allenatori fanno tutti così. Quando è arrivato Allegri alla Juve, ovviamente non aveva CR7, perché è inutile stare a dire, quando hai giocatori di quel livello, CR7, Neymar, Messi, ti devi far accettare intanto da loro, perché insieme a loro trascinano il resto del gruppo. E si fa dappertutto ed è sempre stato così. Allegri, quando è arrivata la Juve, ha fatto una riunione con quelli che all'epoca erano, tra virgolette, big, i senatori, Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Marchisio, perché quando si è fatto accettare da loro, entrare nello spogliatoio e dire agli altri cosa devono fare è facilissimo. Lo stesso sta facendo Sarri, che tutti dicevano il rustico, un ignorantone, invece lui è andato in Grecia, avrà parlato sicuramente con Chiellini, parlerà con Bonucci, magari Dybala, perché deve condividere magari il ruolo che lui vorrebbe far fare o dove piacerebbe a Cristiano Ronaldo giocare. Perché ricordiamoci, quando sei un giocatore di livello assoluto va ascoltato, perché in campo vanno i giocatori, e se i giocatori ti decidono di mandare a quel paese l'allenatore, i giocatori fanno il contrario di quello che dicono gli allenatori. Perciò è inutile stare a fare polemiche, inutile. Sentivo, ma perché i giornalisti e le piccole TV private parlano del calcio e parlo sempre delle dinamiche, che non sanno nulla? Ah, è un segno di debolezza se sa arrivati al Cerno, lo fanno tutti. E che deve andare subito, perché se vuole fare il falso 9 non si cerca di comprare Icardi, o se vuole stare esterno a sinistra magari Sarri vuole il centravanti di ruolo come può essere Icardi, o Dybala va a sentire magari, che ne so, se vuole fare il trequartista, se Douglas Costa ha veramente intenzione di restare alla Juve, quelli che possono portare qualità e gioco offensivo alla Juve. Perciò i tanti parolai, giornalai, giornalisti, pseudo giornalisti, pseudo sapienti, pseudo sapientoni, il calcio un po' va vissuto. E ripeto, il calcio è uguale dappertutto. Tutti gli allenatori quando arrivano prendono i più grandi, prendono i più esperti e dicono: io faccio questo tipo di preparazione, faccio questo tipo di schema, a te ti vedrei bene in quel ruolo, a te ti piacerebbe farlo, vuoi rimanere nel tuo che di solito fai. Perciò, chiacchiere, il 2 settembre tiriamo le somme e poi tireremo le somme a maggio come al solito, perché già vedo tutti un po' euforici, soprattutto i tifosi, i giornalisti, gli opinionisti di una squadra che quest'anno sembra aver preso un po' di ossigeno. Questa è la mia sul discorso che Sarri va da CR7 fino alla fine Forza Juventus. Iscrivetevi al canale perché si sta riscaldando la minestra qui del calciomercato. Fino alla fine Forza Juventus e mettete mi piace alla pagina Facebook se vi va di Frank Bianconero. Ciao a tutti e buona serata amici.